Buonasera, Sì. questa volta ritorniamo su un caso di cui ci siamo già occupati molte volte, che è quello infinito, lo possiamo dire, del mostro di Firenze. Sono con noi l'avvocato Alessio Fioravanti e Dario Quaglia, Buonasera. il qua Buonasera. vi saluto ancora e vi ringrazio ancora per aver accettato di venire nella trasmissione. Allora, Grazie a te. l'avvocato Alessio Fioravanti è difensore, è il legale del fratello di Milva Malatesta, che fu una vittima di un omicidio ancora irrisolto e misterioso nello stesso periodo in cui avvenivano, grosso modo, in cui avvenivano quelli del mostro di Firenze. E quindi fa parte di tutta quella serie di persone per le quali è stato ipotizzato un collegamento con i delitti del mostro. Come si chiama il fratello Luciano di Malatesta. Luciano Malatesta? L'avvocato Fioravanti è anche un figlio d'arte, se così si può dire, perché suo padre è stato uno dei legali più conosciuti e apprezzati. Adesso purtroppo non c'è più, mi sembra, Da uno degli marzo. avvocati, più conosciuti e apprezzati che si sono occupati del mostro di Firenze. E, è stato suo padre, avvocato, il difensore di Pacciani, Lei è stato il difensore storico di Pacciani, fin dall'inizio, fino alla Allora. morte. L'abbiamo presa da lontana, ma in realtà l'avvocato Fioravanti e il suo pool ha messo in atto delle indagini difensive, adesso che sono previste, e pare che sia arrivato a scoprire, a individuare un elemento molto importante, cioè un elemento di collegamento tra una delle vittime del mostro e una delle vittime, chiamiamole collaterali, cioè quel gruppo di persone che esercitavano la prostituzione o comunque erano legate a questo mondo e che sono state uccise, come dicevo prima, nello stesso periodo in cui operava il mostro. Questo collegamento pare, poi ce lo spiegheranno meglio i due ospiti, pare che sia molto, molto importante, che preluda a una riapertura, all'apertura di una vera e propria pista importante per riuscire a capire che cosa c'è dietro veramente nel caso del mostro di Firenze. La signora Fioravanti, mi spiegavano prima della trasmissione l'avvocato e qua la signora Malatesta non è l'unica della sua famiglia ad essere stata uccisa, o quantomeno il figlioletto fu ucciso insieme a lei in maniera barbara, fu bruciata la loro auto, ma anche, come mi spiegavano gli ospiti, ma anche il marito di lei, il marito, giusto? Il No, è marito, il padre. il padre di lei, mi scusi, Padre. ma anche il padre di lei è morta in circostanze abbastanza misteriose. È un classico caso di suicidio che lascia molti interrogativi. Un classico omicidio per impiccagione in cui non quadra la posizione del cadavere, eccetera, eccetera. Un classico suicidio che potrebbe nascondere un omicidio. Allora, io do subito la parola a loro, perché sono stati loro gli autori di questa istanza così importante, e chiedo di spiegarci più esattamente fin dove si può, perché mi hanno spiegato che l'istanza è ancora sottoposta a riservatezza. Fin dove si può, allora, di che cosa si tratta? Chi Allora, vuole? posso Ok, iniziare io? certo. Prima di tutto, allora, queste indagini sono state svolte da noi, più che altro anche dai miei consulenti. Trattiamo qui appunto la morte di Malatesta, di Milva Malatesta e
del padre Renato Malatesta. La questione è che indagando su questo omicidio, avendo anche a disposizione moltissimi atti tra i miei e quelli che hanno comunque i consulenti, siamo arrivati a un collegamento molto forte e soprattutto pratico di un omicidio di una delle due co de delle coppie del mostro di Firenze e queste prostitute. Finora il collegamento che c'era stato tra le prostitute o comunque gli omicidi collaterali Certo. e le coppie del mostro era più che altro formale, perché almeno dal mio punto di vista era formale, perché c'era solo il collegamento di frequentazione tra i compagni di merende o comunque alcuni che erano legati agli omicidi del mostro e le prostitute. Era diciamo, un collegamento, sì, formale, semplicemente di frequentazioni. Senza somiglianza tra le modalità No, omicidiarie, assolutamente non c'è ecco, del nessuna mostro e somiglianza negli omicidi, soprattutto nei singoli omicidi collaterali, non c'è nessuna firma come certo. c'è nel mostro di Firenze, o comunque non è evidente. L'unico collegamento era proprio semplicemente di frequentazione e di qualche punto in comune. La parte interessante è proprio quello che si è venuto a scoprire. E poi, volendo dire una cosa più approfondita, già le parole di Pacciani attraverso la voce di mio padre nel 2002, quando è stato sentito a Sit da Mignini, mio padre afferma che Pacciani gli avesse riferito che ci fossero questi collegamenti tra le prostitute, tra gli omicidi Era delle l'inchiesta prostitute. Narducci, giusto? Era l'inchiesta su Era Narducci. l'inchiesta su Narducci ed era stato sentito come persona a conoscenza dei fatti, perché Certo. comunque Pacciani ha detto molte cose a lui, quindi ha confessato un po' di cose e di conseguenza non era, in precedenza non era visto come persona, diciamo, come dire, Attendibile. credibile. Non mi veniva la parola, scusate. Non era visto come persona credibile. Poi, a questo punto, vedendo anche questo collegamento, vediamo questi spunti e le parole di Pacciani possono essere rese più concrete, più realistiche da questo punto di vista. Cioè Quindi, di queste dichiarazioni di suo padre non era stato tenuto conto praticamente ma nel. sa, O le quantomeno, essendo il dichiarazioni. professore di Pacciani, si poteva pensare che le avesse fatte più che altro a tutela del suo, per scagionare il suo assistito, no? Si poteva pensare questo. In realtà, più che scagionare a questo punto, mettendolo in mezzo, dicendo determinate cose, non è che lo scagiona più di tanto, anzi, nel senso crea dei collegamenti e fa Certo. vedere che Pacciani era a conoscenza di determinate cose, anche se Pur non essendo lui l'omicida, pur evidentemente, non era essendo questo lui sottinteso, certo. il mostro di Firenze, diciamo. È una cosa di cui si è sempre detto che Pacciani, se non era lui, comunque qualcosa sapeva, no? Una cosa che è sempre Sì, io sempre aleggiata. l'ho visto sempre come un personaggio marginale in questa storia, a conoscenza ma marginale, sempre ai limiti delle azioni, diciamo. Quindi volevo lasciare la parola a Dario se vuole dire qualcos'altro. Sì, io direi che noi ci siamo affacciati a questo caso, ovvero la morte di Milva Malatesta, del figlio Mirko, del padre Renato, con diciamo, l'idea di mettere piano piano dei paletti, no? Da quali non si torna indietro, ovvero degli elementi che ci permettono di ricostruire la situazione, no? Come andarono gli eventi.
man mano che si studia il caso, per forza di cose ci si va a incrociare, si va a incrociare il caso principale del mostro di Firenze, per i motivi che ha detto l'avvocato Fioravanti e soprattutto per una questione di rete di conoscenze. Ovvero, la serie omicidiale delle prostitute, dalle indagini, viene fuori che il Mario Vanni e Lorenzo Nesi frequentavano almeno due di queste prostitute. Il Pacciani, noi sappiamo che è sempre in mezzo un po' a tutte le situazioni, pur non vedendolo come colpevole, a parere mio, lui fa parte di quei personaggi che sono stati attenzionati, piuttosto che poi accusati, come è avvenuto nel suo caso, proprio perché in qualche maniera hanno sfiorato, scusate i cani, hanno sfiorato il caso, insomma, gli ambienti che sono coinvolti probabilmente nell'omicidio del mostro. Quindi assume più il carattere dell'ancora dinamica, quindi un personaggio che in qualche modo è a contatto con i responsabili dei delitti. E abbiamo quindi delle connessioni tra questi personaggi coinvolti nelle indagini del mostro e quelli che frequentavano, o almeno alcuni che frequentavano le prostitute. Quindi in qualche modo ci si arriva, per forza di cose, da un'inchiesta all'altra, a indagare, no? Anche in queste vicende. Indagando in queste vicende, seguendo il filo, ci siamo imbattuti in un elemento, appunto, che collega irrefutabilmente una delle vittime della serie omicidiale delle prostitute e uno degli omicidi delle coppie del mostro di Firenze. È un elemento concreto, attorno al quale abbiamo poi sviluppato altri ragionamenti, altre risultanze abbiamo poi scritto in una relazione, e insomma speriamo che da questo elemento, che ripeto è concreto e irrefutabile, la procura decida di riaprire le indagini e meglio ancora di accorparle, no? Riaprire le indagini relativamente all'omicidio della vostra assistita, sì, in primis, e quelli delle altre prostitute, immagino, o comunque quelli delle vittime del mostro, cioè di fare un'indagine coordinata. Diciamo che il fatto di anche la richiesta di riapertura delle indagini è stata fatta facendo un collegamento, un nesso logico. Perché se no, essendo comunque questa prostituta non avendo il contatto dei parenti o comunque non essendo mia cliente, nessun parente, non, tecnicamente non avrei potuto chiedere, certo, la riapertura. Fatto un nesso logico sia dalle dichiarazioni di Pacciani, sia dal fatto che comunque la Milva, per dato di fatto, rientrava in queste situazioni di omicidi collaterali, quindi è una visione generale della storia e dei collegamenti esterni con il mostro di Firenze. Poi scusa se interrompo Alessio, ma c'è da dire una cosa, certo, che non solo prima di questa scoperta che corrobora questo possibile collegamento, non solo il Pacciani riferiva di comuni autori tra le serie omicidiali del mostro, delle prostitute di Milva, ma anche il Fanetti, che era uno dei sospettati dell'omicidio di Milva nella testa di suo figlio, che poi fu prosciolto ed era l'ultimo compagno della Milva. Quindi non solo gli inquirenti stessi ovviamente pensarono, senza però purtroppo trovare gli elementi di connessione, a una comune origine, insomma, del sì, un elemento pratico per ricollegare. Un elemento pratico. So di non poter entrare troppo nel merito, ma che tipo di collegamento è, che genere di collegamento è?
un collegamento che potrebbe portare a identificare la stessa matrice in tutti questi omicidi? Collegamenti sono diversi, nel senso che poi ne abbiamo prospettati diversi, ma il collegamento base, il collegamento regina è un collegamento che parla, nel senso concreto e refutabile, possiamo dire solo questo, insomma. Perché il mostro ha ucciso senz'altro le sue vittime, il mostro o i mostri, perché c'è anche la teoria che possono essere più, ha ucciso le sue vittime per un impulso omicida, probabilmente insano, a scopo rituale, da serial killer, eccetera, eccetera. Però queste altre vittime, se la matrice è unica, sono state uccise per un altro motivo, evidentemente, o lo stesso. Declinato in maniera un po' diversa. Se non mi potete rispondere, Ah, non da quel punto di vista, gli omicidi collaterali fondamentalmente sono avvenuti per, almeno a mio parere, per un fatto di testimonianza. Ah, ecco, per Potevano tacitazione essere testimoni. testimoni, secondo me, da quel Ah, ecco, punto di certo. vista. Adesso mi chiaro. Quindi, per eliminare ogni prova che potesse portare alla risoluzione, diciamo, della questione. Poi da lì. Il fatto che noi, dopo aver ritrovato questo elemento o questi elementi che collegano da lì a riaprire le indagini è un altro passo, perché comunque sono tutti casi insoluti, anche quelli delle prostitute. Certo, Quindi bisogna vedere se comparando determinati elementi, se arrivando a ricostruire determinati fatti, cosa che ovviamente noi comuni mortali tante volte non abbiamo il potere di indagine così approfondito o di analisi. Quindi è ovvio che uno fa una richiesta di riapertura anche perché ci siamo sentiti in dovere di fare questa richiesta, dato anche se non apparteneva direttamente a noi il sì, questo caso. è chiarissimo, certo, è ovvio. E adesso che cosa succederà? Voi l'avete presentata poco prima di Natale, mi sembra, Il no? 23 dicembre. Quindi formalmente avete presentato questa Formalmente. relazione e adesso cosa prevede la procedura? Ora l'analizzano, la leggono, valutano questi collegamenti e poi devono verificare se questi collegamenti sono effettivi Questo è il per loro. presupposto per riaprire l'indagine, insomma, che Sì. abbiamo suggerito. Da lì è Quindi tutto una salita, diciamo, perché comunque non è stato Oppure sono semplice fino ad ora. dimostrati molto disponibili, nel senso, Sempre. però Comunque. bisognerà vedere se A quale riterranno. tribunale l'avete presentata? Di Quello di Firenze? Firenze. Sì. Ve lo chiedo perché certamente lo sapete, presso il Tribunale di Firenze sono pendenti anche altre richieste di riapertura a tutto campo dell'indagine sul mostro di Firenze, no? C'è stato un conflitto la scorsa estate per l'accesso ai documenti sia dell'inchiesta che del processo, che è stata accolta, negata cioè, i giudici hanno detto di sì, ma i magistrati della procura no, e quindi non temete che possa finire anche nel vostro Noi non caso? temiamo niente perché se la procura decide di riaprirle, meglio, perché vuol dire che metterà a disposizione le forze che noi non abbiamo per approfondire, andare a fondo ed eventualmente arrivare a qualcosa. Certo. Se non lo dovesse fare, finiti i termini per i quali la procura può decidere se aprire o meno un'indagine, noi renderemo pubblico tutto, chi vorrà indagherà, nel perfetto rispetto della legge. Quindi noi abbiamo fatto quello che siamo sentiti in coscienza di fare grazie all'avvocato Fioravanti, ovvero presentare un esposto dove attorno a questo elemento cardine abbiamo costruito tutta una serie, ricostruito tutta una serie di situazioni che potrebbero essere passate, come dire, in secondo piano agli occhi degli inquirenti, ma non per incapacità,
anche se ci sono stati casi sia di incapacità che probabilmente di depistaggio, ma la gran parte in passato, ma la gran parte comunque delle forze dell'ordine agiva bene. Il problema è che questi delitti si sono sviluppati per un periodo di tempo talmente lungo che alcuni elementi che magari sono emersi nei primi delitti, poi essendo stati messi da parte perché non furono trovati riscontri, poi non è venuto in mente anni dopo di riscontrare, di confrontarli con delle nuove emergenze. Se vogliamo fare un esempio, anche il fatto dell'omicidio di Milva Malatesta. A un certo punto si sono perse tracce di questo procedimento perché si sono persi la tanica di benzina con cui avevano dato fuoco alla macchina. Queste cose digitali, impronte digitali e sangue su questa tanica, perse. Tutto perso. Nei meandri quindi della burocrazia c'è sempre la stessa ombra investigativa su tutti questi delitti, no? Succede sempre qualcosa di particolare durante le indagini. Si è parlato più volte di un possibile depistaggio nell'82, sostituzione di bossoli, certo, o meno. Sui bossoli c'è tutta una diatriba che dura da tempo, no? Se non corrispondono esattamente ai colpi, se alcuni bossoli mancano, se sono stati sparati. Tra l'altro all'epoca ci sarebbe stato diverso. L'uomo giusto al posto giusto, all'ufficio corpi di reato, e che bazzicava nell'ufficio dei Faldoni. Certo che era tale cancelliere del Tribunale di Firenze che, questo lo posso dire perché è una cosa che abbiamo già detto, comunque lo possiamo approfondire, che era i rapporti con la famiglia Cambi e con Susanna Cambi, perché lui si era offerto, questo emerge dagli atti, di risolvere delle controversie legate a un concordato, un debito che aveva la famiglia Cambi, senza mai però approdare a nulla, quindi molto probabilmente millantando, no, di aiutarle. E questa persona è citata tra i personaggi che potevano dar fastidio alla famiglia Cambi, secondo le dichiarazioni dei familiari. Nell'82 questa persona, per di più, fu mandato via dall'ufficio corpi di reato di Firenze perché per sottrazione di titoli finì a Lucca, e a Lucca, ricoprendo lo stesso ruolo, si rese protagonista di una serie di rapine a banda armata con complici, un cancelliere, esattamente, con complici professionisti e meno, e durante queste rapine il cancelliere consegnò le chiavi dell'ufficio corpo di reato di Lucca e anche quello di Firenze, che quindi lui aveva ancora. Quindi è ragionevole pensare che nel periodo in cui avrebbe dovuto essere avvenuto questo scambio di proiettili, ci potesse essere proprio lui. Ed è quello che, andando a vedere anche la testimonianza del carabiniere che andò a prendere il Faldone di Signa, ricordate che venne chiesto a Perugia prima, poi venne detto che era a Firenze, ok? Il carabiniere si recò quindi a Firenze e nella sua testimonianza cita tale cancelliere, non ricordo bene il nome, dice, che inspiegabilmente e con gran celerità trovò, anzi dice che il Faldone era già pronto, era già lì, e venne aiutato con grande solerzia e celerità. Il signore è stato condannato, giusto, per i reati commessi, giusto? È stato condannato. Questo... Il signore è stato condannato. Ah, ok. Per le rapine di cui parlavamo. È stato condannato. È stato... Poi so, non so come è andata a finire, anzi lo so, in realtà. Fece domanda alla Corte dei Supremi Diritti dell'Uomo per essere reintegrato per la questione dell'allontanamento da Firenze, mi pare. Adesso non so più se da Firenze o da Lucca. E venne naturalmente rigettato. Quindi è pieno di personaggi così lasciati, certo, nel dimenticatoio. Bisogna solo andarli a prendere, connettere queste persone, ricreare questa ragnatela di connessione e poi vedere che cosa di concreto rimane. Possiamo fare altro. Senz'altro, sono senz'altro delle notizie interessanti anche quest'ultimo del cancelliere, che io francamente non la conoscevo ancora, per
cui mi sembra una cosa interessante sicuramente, che pone degli interrogativi ed è molto promettente, insomma. Poi c'è il vostro collegamento, per cui ma la procura non sarebbe, in virtù dell'obbligatorietà dell'azione penale, non sarebbe comunque tenuta a iniziare ad indagare? Qua faccio Il rispondere vostro... Alessio, che è l'avvocato. Certo. Questo dipende da come vedono questa relazione. In realtà, se vedono che ci sono degli spunti interessanti, o Devo comunque sentare un secondo, arrivo subito. diciamo, un passaggio importante, se vedono tutti questi fattori che abbiamo aperto e che dipende poi se hanno interesse a riaprire. Sono tutte cose particolari. Siccome arrivano tante richieste, tanti personaggi che vanno diciamo, anche a rompere le scatole alla procura solo per interesse generico, così sono tante situazioni per cui io ho buoni rapporti con la procura. Sia con, ora non direttamente con Turco, perché ci sono stati degli screzi con mio padre al tempo perché mio padre anzi, il nostro studio fu perquisito 4-5 anni fa per la questione Vigilanti, perché Vigilanti era cliente di mio padre. Per la questione della finta eredità. Però vedevano un collegamento in quanto Sul dicono: caso qui Vigilanti, le indagini sono ancora in corso, mi pare, o non stata so. archiviata quello di È stata Vigilanti. archiviata definitivamente. Sì, infatti, no. Infatti ho detto questa, ho parlato della perquisizione proprio perché, essendo stata archiviato, alla fine posso parlarne. Però credevano che mio padre avesse un fascicolo riguardante Vigilanti, qualcosa di interessante, ma Vigilanti, dal mio punto di vista, è abbastanza farlocco come personaggio, anche se ha dei profili interessanti per la mentalità, per la psicologia. Potrebbe Vigilanti entrare in qualche modo nella vicenda del mostro? Ma sente, per conoscenza più che altro, Per per ora, conoscenza, non con partecipazione diretta. no, a livello pratico non è stato trovato niente se non le parole che dice lui, da una parte, perché parla di pistole, parla di essere stato a Calenzano con Narducci, ma ne spara tante, però da lì alla praticità, al fatto che quello che dice sia vero, no, è un po'. Comunque, voi non avete incontrato ostacoli nell'accesso agli atti, giusto? Mi pare di capire, verranno concessi. Fondamentalmente io non ho bisogno dell'accesso agli atti, li ho tutti. Ah, avete a tutti Sì, per ragioni poi comunque legalitarie. non mi fanno storie, perché comunque avendoli tutti, e se mi interessa qualcosa accedo, perché magari per mancanza di qualche atto, perché non li ritrovo, oppure sono scomparsi, perché alcune cose sono scomparse anche nello studio di mio padre. No. Sì, negli anni 90 entrarono nello studio di mio padre in Piazza della Signoria, un Quindi un agosto. po' centralissimo, tra l'altro. Sì, poi evento abbastanza strano, perché un cliente andò a suonare allo studio di mio padre e gli aprì una donna bionda, che non poteva essere mia madre, che mia madre era la segretaria, quindi era 24 ore su 24 con mio padre. Gli aprì questa donna bionda e poi mio padre parlò con questo cliente, a descrizione di questa persona. Mio padre capì chi Come era. l'altra donna bionda, no? Che Sì, però non so, è difficile dire,
se sono le stesse cosa persone. sparì? Si può dire che cosa sparì? Sparirono delle registrazioni depositate dalla Ciulli, che è la moglie di Calamandrei, e altri verbali, tra cui credo il verbale di una lettera anonima che mio padre aveva depositato direttamente a Canessa, che è scomparsa, che comunque è scomparsa anche quella. Ah, Non però negli atti depositati. risultano negli atti perché depositato a Canessa è scomparso proprio del tutto. Quindi non si sa niente, anche perché all'interno di questa lettera c'era un lembo di pelle. Un lembo di pelle che Mio poteva padre tenere. presumeva un lembo di pube quando lo aprì, però depositato è scomparso. Infatti nel 2020, dopo l'ultima lettera anonima che arrivò a me, quella famosa dell'anonimo fiorentino, che comunque Brogioni ha negato, non ha neanche detto È arrivata, arrivò di... lei quella lettera La lettera è finita nel 2020 su tutti i giornali. Sì, lo so, ne ho parlato anch'io, io non A me arrivò anche a me con all'interno una foglia di leccio sì, di leccio di quercia. E poi, vabbè, quelle quattro pagine paginate tra accuse verso Vigna, certo. Covid e quant'altro. Quella lì. E io, approfittando, tra virgolette, dell'arrivo di questa lettera, feci una denuncia facendo sempre un nesso logico con le vecchie lettere anonime che arrivarono a studio da mio padre, e dicendo che, non avendo fatto indagini al tempo, il pericolo sussiste da quel tempo. Non avendo trovato nessuno, è stato, tra virgolette, anche un escamotage per capire magari chi era questo anonimo fiorentino. O comunque anche dove erano finite quelle altre lettere, perché è scomparsa anche un'altra lettera con 12 proiettili dentro. Proiettili di quale arma? E È calibro 22 serie H. dove erano state trovate queste? Erano state inviate a mio padre, lui ne depositò 11 invece di 12 in procura da Bernabei. Sbagliarono, gli chiesero: ma non erano 12? E mio padre fece: voi come fate a sapere che erano 12? Eh già. Capito? Quindi feci questo collegamento nel 2020, però Erano ancora proiettili o boss? Proprio proiettili ancora da tutto sparare. indietro, sì, ancora da sparare. Dello stesso tipo di quelli usati dal mostro, e quindi. È calibro 22 serie H, però poi Perfetto. Quindi appartenevano a quella partita lì, certo, di vendita. Approfitto per chiederle, sempre riguardo ad atti che non si sa bene dove siano, se si può accedere o no, mi risulta che i legali dei due francesi morti nell'85, che sono assistiti, che si tratta dell'avvocato, adesso non mi viene il nome, abbiano. Bieri. Sì, no, no, forse un altro, ma comunque siano alla ricerca di un verbale che riguarda l'audizione di uno strano testimone che nei giorni immediatamente successivi al delitto degli Scopetti diede un passaggio in macchina ad una signorina e gli fece delle strane dichiarazioni che la inquietarono, addirittura dimostrandosi a conoscenza del dettaglio della lettera famosa mandata alla magistrata, di cui adesso non mi viene il nome,
quella con l'embo poi del seno, Monica. della Monica. Appunto dicevo, addirittura dichiarando che c'è conoscenza di questo particolare prima che fosse divenuto pubblico. Pare che ci sia un verbale perché questa persona fu sentita e questo verbale, però nessuno l'ha ancora visto, che doveva essere depositato presso una stazione di carabinieri o qualcosa del genere. Lei non sa nulla di questo fatto. Ma mi ricordo la questione, ma verbale non so se ce l'ho, non credo, Ah, ecco, perché quindi probabilmente no. era semplicemente, capisco l'idea, non so dove si può arrivare con la conoscenza di questo personaggio, anche perché cioè, è un passaggio, se non ha numeri di targa, se non sono segnate niente, non ha una via di fuga Ma questa sì, pista. ma poi Beh, ascolta, è stato. è stato identificato, è stato addirittura messo a confronto, pare, con quella signorina, e quindi è stato identificato, si sa nome e cognome, anche se però non è ancora trapelato, ecco. E questo sembrerebbe collegarsi a un altro verbale che di nuovo è agli atti degli investigatori, credo dei carabinieri, che riguarda una persona che potrebbe essere anche la stessa, il quale in un tempo immediatamente precedente al primo delitto della serie, o presunto tale della serie, quello del 68, sarebbe stato indagato o qualcosa del genere per il furto di una pistola. Pare che esista. Di questo sa nulla, perché sono alcuni degli elementi che vengono sollevati per. No, sinceramente non so niente da questo punto di vista. Non ho approfondito questa pista perché non la ritenevo interessante. Quindi non sono andato a battere quel terreno. Siccome ho altri, Me l'immagino. Io sto diciamo. approfittando un po' della sua presenza, della sua No, conoscenza di certo, fa materia. bene, nel senso, però non lo vedo La proficuo famosa come testimonianza passaggio. che è riemersa ultimamente del signor Cigolini o Cigari, il quale sostiene ancora adesso di aver incontrato il mostro, qualcuno che gli assomigliava dalle parti di. Purtroppo, beh, le dico, purtroppo ci sono talmente tanti personaggi che dicono di Certo. aver conosciuto il mostro. Io ho una pila di lettere a casa di personaggi che dicevano che conoscevano il mostro o che il mostro era il vicino di casa o che il mostro, cioè, è fare una scrematura di tutti questi soggetti e vederli reali. Ci sono persone che si sono ammazzate perché sono state accusate di essere il mostro quando non lo erano. Quindi è stato anche pericoloso negli anni Certo. ascoltare questi personaggi. Ovvio che mio padre ha fatto un'indagine su delle lettere che erano più interessanti, ma che poi magari la pista finiva lì. Nel senso, veramente ho una pila così Sembra di immagine. lettere, anche di minacce varie, quindi Sì. ha valutato tutte le strade possibili, poi uno lo vede quando è completamente fuori di testa da come uno scrive. Quindi non. No. Le dico no. Non sono andato su una strada perché la ritenevo non pratica, molto più difficile, però vari sassolini che mi portavano a qualcosa di concreto. Certo. Sassolini non è il nome dell'avvocato No, del signor. scusate, no, non volevo dire Sassolini nel senso, allora molliche di pane, vabbè. Quindi in sostanza adesso però di più di quello che abbiamo detto non si può dire in questa fase, giusto? Dobbiamo rimanere un attimo in attesa
dell'esito di questa pratica, sì, di questa richiesta? I tempi, ci sono dei tempi? Per ora no. Per ora no, perché c'è diciamo un'attesa più che altro della valutazione preliminare di questa relazione, tanto avendo contatti, non dico giornalieri, ma settimanali, certo, con la procura, e tutto, mi informano, comunque passo tranquillamente da loro e chiedo. Vediamo. Vediamo. Ok, quindi... in conclusione dobbiamo aspettare. Anche se non rientriamo direttamente nell'indagine, sì, questo l'ho capito, la cosa interessante è riaprirla. Certo, no, appunto, certo, a vario titolo, magari potrebbero riaprire dicendo no, la riapriamo, però voi vi teniamo in disparte perché non c'entrate direttamente. Sì, direttamente. Potrebbe anche dire così. Dall'azione sarebbe... del PM, è il PM che deve essere... l'interesse del PM, da lì, se, sperando abbia questo interesse. Però, e quindi cosa succede? Aprirebbe un fascicolo in questo caso, no? Aprirebbe un fascicolo e tutta l'indagine da capo. Io sono curioso, mi trattengo, qui immagino che ci siano tutta una serie di attività investigative conseguenti alla vostra scoperta, che potrebbero essere... Partirebbero dalla nostra indagine e approfondirebbero tutti i passaggi, perché certo, ovviamente l'indagine che abbiamo fatto noi non è superficiale, ma non può essere approfondita quanto quello della procura. Certo, è ovvio, perché i poteri investigativi più penetranti... Volevo tra l'altro ricordare che questo lavoro, il nostro team, vuole ricordare anche gli altri membri, ovvero il mio collega Flamini, Alessandro Flamini alias Loris Martinelli, Bonacci, Roberto Tani e Emanuele Sant'Andrea, che siamo appunto insieme all'avvocato Fioravanti, abbiamo dato vita a questa relazione che è un sunto proprio di tutte le indagini che abbiamo fatto, una parte. Diciamo, quanto tempo vi hanno preso queste indagini? Immagino molto tempo, quindi... Lui è ancora sotto indagine, proprio sta indagando, continua, perché poi alla fine non è chiuso, devo ancora prendere il fascicolo di Milva, che è in corte d'assise, dove ci sono tutti, ho preso parte del fascicolo, ma parte era in corte d'assise, quindi mi hanno fornito il numero del procedimento, e ora devo andare a chiederlo, e poi anche quello di Renato, perché non è facile come ricerca per loro, essendo tutta cartacea devono vedere anche se è a Firenze o a Prato, se è in corte d'assise o in procura, quindi anche quando gli avvocati della coppia francese hanno fatto richiesta, semplicemente a volte può essere o in corte d'assise. Sì, anche questo l'ho sentito, che sono in un posto, poi si scopre che non è completa la documentazione, sì, parte da un'altra parte, ma queste sono cose normali? Sono normali, perché su procedimenti o chiusi o messi comunque in archivio, perché è passato magari dalla corte d'appello, c'è stato l'appello, quindi parte della documentazione è finita lì, oppure comunque è rimasto... Tutta la documentazione è finita in procura, parte della documentazione è finita in procura, ma la procura, il fascicolo lo tiene a Prato, tutta la parte, quindi ci vuole tempo anche per quello. Non è che uno chiede tutta la documentazione, riescono a fornirla tutta all'istante. Poi ovviamente dipende dall'interesse che c'è. Un'altra domanda, c'è l'obbligo di conservarli questi documenti? Sì, però potrebbero anche essere andati semplicemente smarriti. Succede a volte. Il documento è stato smarrito, sottratto o altro. C'è l'obbligo perché comunque è un caso irrisolto, fondamentalmente, certo, perché tre omicidi sono irrisolti.
Sì, del mostro, sì, quello del 74, i due, mostri, due quelle delle prostitute, tutti sono irrisolti. Sì, e del mostro almeno quello del 74 e i due dell'81. Sì. Ma perché la sentenza sui compagni di merenda arriva fino al diritto di battaglia. Sì, l'assurdità delle condanne. Certo. Ne ho anche scritto più volte su questo, in effetti ci sono veramente delle... No, ma l'assurdità è che se il modus operandi, se i collegamenti non puoi condannare per quattro e gli altri tre... Appunto, certo. Cioè, non è logico come tipo di... Sì, poi negli altri tre avrebbero dovuto esserci gli stessi protagonisti, no? Teoricamente, mentre sì. Mentre invece sembra proprio che lo si debba escludere nella tesi, no? Nella tesi accusatoria che poi ha portato alla sentenza di condanna. Sembra proprio che lo si debba escludere, perché il terzetto famoso si è composto solo... sicuramente nel 74 non c'era, ma probabilmente neanche nell'81, perché... Ma non c'era neanche dopo? Probabilmente. Assolutamente sì, certo, sono d'accordo anch'io, però il reo confesso accusatore arriva fino a Baccaiano e indietro non... Il problema del reo confesso è che se non riesci a concretizzare quello che dice, ad avere dei riscontri su quello che dice, non è valida, cioè non ci sono riscontri, non tornano le descrizioni degli omicidi. Lo so, non torna a sentire, soprattutto quello di Baccaiano è tutta una ma anche quello di Scopeti. È interessante notare una cosa a proposito di stranezze giudiziarie, che quando i magistrati, prima ancora dei tre magistrati, la dottoressa Della Monica, ricevettero le lettere di minaccia, tutto ciò avrebbe dovuto passare di competenza a Bologna, perché quando si ricevono delle lettere di minaccia a dei magistrati, vengono mandate le lettere di minaccia a dei magistrati, il caso, no, delle minacce deve passare con la documentazione alla procura di competenza, che all'epoca era appunto Bologna. Ora o Genova o Perugia. Ora o Genova o Perugia, infatti poi, correggimi Alessio, per quanto riguarda i processi questa obiezione avrebbe dovuto essere ancora sollevata, ma non fu sollevata, e nel caso fosse stata sollevata avrebbe dovuto andare l'inchiesta a Genova, o sbaglio? Sì. Ecco. Quindi ci sono delle cose che effettivamente in mezzo a questo bailam, che come abbiamo detto prima è normale, cioè documenti da una parte e dall'altra che si perdono anche nella normale vita delle procure, ecco, in queste circostanze si può annidare anche qualcuno, certo, che è un furbo. Insomma. È un terreno di coltura ideale per i depistaggi, probabilmente, no? Sì. Dal mio punto di vista c'è stato qualcuno in procura che ha agito in maniera occulta per depistare. Dal mio punto di vista, essendo più personaggi, avevano varie posizioni, sia in procura sia al di fuori, con determinati poteri, e quindi da lì hanno giocato a loro favore. Il mostro di Firenze è tutta la situazione, è un'entità, personaggi anche che hanno taciuto, anche se non coinvolti direttamente. Il mostro di Firenze è questo, non è solo il gruppo, perché come abbiamo detto per il nostro si tratta di più persone, o la persona preponderante nel gruppo che è sempre presente e che si può chiamare il mostro, ma sono tutte le persone intorno che, per non venire coinvolti magari in processi di altro genere, che li vedevano vicini magari a cose poco piacevoli, hanno detto quello che dovevano dire, insomma. Oppure sono stati zitti su certi particolari. Quindi ci si chiede tante volte: come mai su questa persona ci sono tanti indizi
no? Che lo ricollegano a quella data situazione che probabilmente è legata al mostro di Firenze, ma perché magari probabilmente questa data persona frequenta, chiamiamolo il mostro, i mostri di Firenze in altre circostanze. Altri motivi, altre situazioni, però collegate dalla stessa persona. E quindi funge da ancora dinamica, ovvero un personaggio importante, cardine della vicenda, magari anche che non ha niente a che fare direttamente, ma solo di supporto, attorno al quale ruota il gruppo che si occupa di questi omicidi, insomma. Beh, non so chi ci ascolta, ma voi mi avete davvero fortemente intrigato con queste le informazioni che avete fornito, e quindi anzi mi dispiace che non si possa in questo momento andare oltre, approfondire, però spero che voi siate disponibili se ci saranno degli sviluppi, o anche se non ci saranno, probabilmente Certo. a ritornare sull'argomento. Quindi io ci conto. Sì, Certo, volentieri. Igor. Vabbè, allora per ora direi che abbiamo fatto anche un excursus molto ampio, e ci siamo dovuti tenere un attimino lontani dal nucleo della questione, ma che spero proprio, anzi non ho dubbio che siamo riusciti a mostrare quanto questa sia piena di sostanza, e quindi meritevole di essere ripresa e approfondita in futuro. In questo momento dobbiamo fare i ligi, non possiamo dire di più, Bravissimo. giusto? Certo. Va bene, allora io con la promessa che poi ci si possa risentire per questo incontro, direi che può bastare. Quindi io vi saluterei e vi ringrazierei, perché è stato veramente un incontro molto interessante. Grazie D'accordo? Allora, buona serata. a voi. Buona serata.